Buongiorno. Giovedì, esatto, penultima puntata della settimana, non di lunedì. 8 febbraio 2018. Quindi no, 8-2-18, allora, non è niente di, non so, numerologicamente cosa significa? L'otto è l'infinito. Sì, no, ma anche il numero della fortuna in Cina, il numero sacro. Certo. La svastica sul sole, non l'hai letta? Di Philip Dick. Sì. Allora, cioè, non ho letto il libro. Cioè, conosco quello che è l'idea dell'infinito, Numero sacro. Intanto, le Olimpiadi in Cina iniziarono. C'era tutta una cosa. L'8 agosto del 2008 alle 8:08. Esatto, sulle cavolate ci sei, sui libri no, però va bene. Vabbè ragazzi, nel senso, la parte pop del programma sono io, giustamente. Quello che abbassa. Esatto, anche un po' porno, quindi pop porno. Quello poi è un altro discorso, non ci andiamo buongiorno, mattina ci sono bambini magari. Esatto. Perché i bambini a scuola ora, capito? Nel senso, ci guardano? È il cellulare, soprattutto i figli, spero di sì, non ho capito. Guardate mio padre cosa fa. No, spero sia la voce, ma sono veramente pieno, come si suol dire, cioè stra influenzato. Allora, ci sono tante notizie. Tante notizie, quindi andiamo veramente a sprombattuto, ora ti picchio con il cavo del microfono. Ci starremo. Ora noi sveleremo, vi faremo vedere perché poi andiamo sulle notizie serie di giornata, ma lo sai che l'Italia ha un dubbio. È ferma per Sanremo, No, è ferma quel dubbio, è plagio o non è plagio, quindi noi sveleremo. Hai delle... Sì, esclusiva Barbara D'Urso, queste cose qui. Tra tutti i riferimenti che potevi prendere, quello. Vabbè. Quello è. Vabbè, comunque abbiamo condiviso il video, siamo in diretta su il profilo Facebook di Sesta Porta News, sui nostri personali, in streaming, sul sito, quindi insomma condividete e soprattutto commentate, dateci spunti e riflessioni. Allora, notizia dell'ultima ora. Proprio ultima ora, nel senso che è arrivata veramente meno di un'ora fa, cioè ci sono svegliati con questa notizia qua. Lucca. Si terrà una conferenza stampa alle 11 in questura perché operazione antidoping della polizia nei dilettanti. Ciclismo. Spiace dirle che ovviamente ciclismo, perché sport sano è fatto da molti interpreti, soprattutto amatoriali, che ci credono, ma ragazzi, è uno sport, diciamo, che ha questo problema. Quindi tra i dilettanti, quindi tra i ragazzi, soprattutto si parla di minori, vediamo il video della Polizia di Stato sul sito di Repubblica, queste sostanze dopanti, si parla di ormoni della crescita, si parla di altri integratori o sostanze proibite che venivano smerciate senza ricetta e date ai ragazzi e ragazzini. Sì, vedete la nonna molto probabilmente inconsapevole che appunto i ragazzini che escono dalla casa e poi... tra la frutta, tra le carote e i limoni, ecco qua, purtroppo anche l'EPO e ce n'è in quantità esorbitante. Sì, ovviamente, insomma, come si dice in questi casi, maggiori dettagli nelle prossime puntate, perché insomma avremo poi andremo a seguire questa conferenza stampa, quindi chiederemo ovviamente maggiori dettagli. Sappiamo ci sono state numerose perquisizioni nelle sedi di società sportive dilettantistiche a Lucca, in sedi legali, qui vediamo veramente. No, le vediamo per la prima volta, è impressionante. Esatto, le stiamo vedendo anche noi per la prima volta insieme a voi. Quindi, insomma, un caso che farà discutere. Spiace dire anche purtroppo non nuovo, cioè nel senso non sono sorpreso, mettiamola così. No, e il ciclismo non ne esce, pare. Pare non uscirne. Dispiace, insomma, perché... prima o poi bisognerà trovare una soluzione, insomma. Sì, sono basito, però andiamo avanti. Va bene, vabbè, questa era veramente fresca di giornata, cioè aveva ancora, scalciava ancora, come si suol dire. Va bene, ma rimaniamo qua sul locale. Sì, rimaniamo qua sul locale, facciamo la Lungomonte da Lucca verso Pisa. Passiamo il foro di San Giuliano e arriviamo a Pisa, dove ieri... Sì, c'è un filmato, guarda, c'è proprio un addirittura filmato. Sì, ora... Sorpresa il banco. Ora lo cerco, eccolo qua, e c'è una frase della...
Sentiamo, sentiamo. Tutto il resto lo raddrizziamo, la Torre di Pisa la lasciamo così perché è unica al mondo e ci piace storta. Rassicura i cittadini pisani. Eccola qua. No, questa qua, questa era Due Minuti con Giorgia. Ah no, non era, era quello? No, vabbè, ieri ho fatto Due Minuti con Giorgia e ho scoperto che, questo, vabbè, così ci riprendiamo anche un po', ironizziamo, anzi, che la politica ha anche un po' bisogno, no, in queste ore di parlare di tanti temi. E quindi allora ho scoperto che Giorgio Meloni è molto più online di noi e ci vuole impegno ci vuole impegno anche noi ci mettiamo del nostro niente, quindi ieri è arrivata a Pisa e ha detto questa frase chiaramente, no? C'è un'Italia da raddrizzare e tutti hanno detto guarda c'è un'Italia da raddrizzare. Ma c'è cioè, la torpedente, no, dice, non vi preoccupate, quella si lascia com'è, quella si lascia cos'è, così com'è. E raddrizzeremo tutti, ma non la torre pendente. Meno male, cioè mancare il like è già... Sì, sono già preoccupati, sì. Insomma, come ha detto così, sì, insomma... Infatti. Anche perché tutti i souvenir, cioè un merchandising. Ma scherzi, io mi immagino la scena tipo Amici Miei con le travi sotto. Tira! Voi cinesi, di qua! Fate peso! Vabbè. Meravigliosa, epica non, davvero, non... davvero. E restiamo sulla politica, insomma, quindi Giorgio è venuta, ha fatto il suo insomma tour elettorale in Toscana a Pisa con un codazzo di giornalisti a seguito, quindi... Sì, vabbè, normale, insomma, ieri ma poi... dal vivo, cioè adesso tu hai avuto la vista là e no Photoshop esatto, il cartellone no Photoshop vabbè, insomma, la differenza si tiene, vede, si tiene bene, no sì, sicuramente la gravidanza là, insomma, sì, no, poi qui a Pisa gli hanno regalato la magliettina con per la bambina. Ah, vedi, sì, vedi, sì, vedi, sì, vedi, sì, vedi. Quindi carini, eccetera, eccetera. Mancarellai, alla quale lei ha promesso di tornare in Piazza dei Miracoli. Vabbè, è una delle è cose. È una richiesta di questa categoria, insomma. Da capire, insomma. Da capire, esatto. Promessa che dovrebbe essere attuata in caso di vittoria elettorale anche alle comunali. Alle quindi comunali. Andiamo alle comunali. Prendi sì. La foto. Ah, ok, aspetta. Eccoci qua. Quale ti mostro? Quella sulle comunali. Quella sulle comunali. quella sulle comunali. Quella. Questa, ok. Perfetto, eccola qua. Vediamo. Da un appello da In Lista per Pisa, una delle liste civiche che appoggia il PD alle prossime comunali, un ultimatum al PD: decidete alla svelta. Noi abbiamo un candidato, una squadra da proporre, saremo protagonisti nella modalità di risposta alla città. Mi sento di unirmi all'appello di In Lista per Pisa al PD. No, decidete alla svelta. No, ma fino al 5 marzo. Ma fino al 5 marzo, ma secondo me non vabbè, si. Ho capito, ma io ci tengo. Cioè. Andiamo, forza. No, ma fino al 5 marzo non può essere deciso nulla. Ma non. Ho capito, ma No, non si può. Come no, beh, poi vediamo la foto anche di Paolo Ghezzi, no? Che è attuale vice sindaco. Attuale vice sindaco, chissà, magari no, c'è cioè, una persona che deve far sintesi, no? Magari sì, altri consiglieri, può essere Mariotti, può essere lui, non lo so, insomma, vediamo, no? Perché dice abbiamo un candidato, noi abbiamo un candidato, chi è il candidato? Ministro per Pisa, lanciato un messaggio d'incontro, vabbè, non lo so, insomma, comunque, vabbè, questo è un altro tassello, vabbè, no? Vediamo, sì, comunque, tendenzialmente appoggiano se il foglio, mettiamola così. Ah, ecco, hai già letto. Diciamo, voci, Ok, quindi questo. Quello è. E vedremo, insomma, andiamo avanti. Rimaniamo sul locale? Sì, rimaniamo sul locale. Ma perché io aspetto, sai, no? Aspetto il momento per inserirmi sì, e sì, distruggere sì, sì. La trasmissione. Certamente. Cerca di reggere. Ecco. Esatto, voglio andare veloce per non darti tempo di insinuarti in maniera subdola. Andiamo sul locale. Esclusiva il perché delle canzoni plagiate. Va bene, dai. Ok, allora andiamo cronaca nera e giudiziaria. Nera e giudiziaria, sì, dimmi. Ma la sanità. Ma la sanità c'è una diapositiva su la questo? La prima, ok. No, bisogna trovare un metodo diverso. Ma perché, no, perché più che dartene prima, ma dirti preparati. Ma perché cosa devo fa? Sono le icone piccole. E ingrandisci le icone. No, bisogna che rinomini, bisogna rinominarle. Vabbè. Vabbè, allora, vediamo. È uno dei lavori che dovremmo fare. Noi arriviamo la mattina qua alle 6. Quindi. Certamente, certo. 6, 6, 10.
Va bene. Allora, la brava Antonia Casini su Una Nazione. Brava Antonia, brava. Esatto, ci informa che questo caso è approdato in tribunale, ovviamente si riferisce a agli scuri nel 2008. Macchinario K.O., la muore Matrisla e in tribunale, insomma, durante la deposizione, dovevano essere sostituite le pile di due dipendenti della ditta di manutenzione a processo. Abbiamo parlato poco tempo, qualche giorno fa, di eccellenza nella UP per il trapianto di fegato a cuore fermo, però tocca anche parlare di malasanità, insomma è veramente difficile accettare una roba del genere, cioè dovevano essere sostituite le pile e si ferma il macchinario salvavita. Porca miseria, non è infatti il telecomando che gli dai due botte sperando che stai là così. Che cambi. Questo cioè, è drammatico. Lascia veramente basiti, cioè, non so, come lo giustifichi? Ecco, cioè, in quel caso ci vuole il cordone di polizia davanti ai parenti, perché se io sono in aula di tribunale e sento una roba del genere, rovescio il tavolo. Cioè, certo, no, vabbè, capito? Minimo proprio... Così, è dura, è difficile, cioè, l'errore umano ci può essere, però insomma massima attenzione, perché poi a volte si urla, si sbraita tanto, però magari ognuno ha il suo dovere nel piccolo, no? A volte si dimentica, esatto. No? Dice quello, quell'altro, fate responsabilità anche, no? Prendiamoci le nostre responsabilità e andiamo avanti. Esatto, andiamo avanti. Ieri abbiamo partecipato, insomma, da cronisti a una conferenza stampa sul falso. Sì, sul falso. Esatto, che non è il plagio che vuoi tu, ma me l'hai lanciato. lo so. Io a questo punto poi ci andrei, però vabbè, no, perché c'è un altro collegamento da fare. Allora, Officina del falso, a due passi da Lungarni. In vicolo Lanfranchi, sequestrati 10.000 pezzi, la merce finiva sui banchi, in strada e nei negozi. Nei negozi pisani. Questo ci intrigge l'articolo sul Tirreno di Pietro Barghigiani. Quindi vabbè, vediamo delle foto di questo appartamento trasformato in opificio del falso. Certo. Torniamo in studio. Sì, no, volevo far vedere una cosa. Dimmi. Il pavimento. Il pavimento è quello che io avevo alle scuole elementari. Okay, alle elementari mi mettevano a cucire le etichette. No, è stata la prima cosa che io ieri, quando ho visto questa foto, ho detto, no, oddio, il pavimento. Perché sono quei ricordi che ti rimangono in mente, no? Queste piastrelle rosse con questi disegni bianchi al centro. È un pavimento che avevo alle elementari o all'asilo, non ricordo, vedi? Cioè, però una grande immagine di questa cosa. Vabbè, basta. E ho detto, ma è successo lì? No, invece non era quello. Non era quello. No, era un appartamento su Lungarni, sappiamo, insomma, in un immobile di pregio, come si dice. Infatti... Anche la mia scuola era all'interno di una piccola villa, no? Quindi, quindi andremo, insomma, la polizia municipale indagherà. Sì. No, abbiamo visto che quello che succedeva in questo appartamento, ovviamente arrivava merce semilavorata, veniva etichettata in questo appartamento che poi smerciavano da là, non solo per strada, quindi i venditori abusivi che si vedono i marciapiedi, ma sì, i pedinamenti e le se si va sul Lungar, sul largo Belvedere a Tirreni alla domenica, trovate tutto lì, è lì in esposizione, va bene. No, diciamo, e finiva però nei negozi. Questo è, cioè, insomma, dei commercianti che sono lì, ora dirò una cosa leggermente provocatoria, gli stessi commercianti che si lamentano dell'abusivismo e dicono dovete mandarli via quelli con borsoni perché ci rubano il lavoro, loro non fanno lo scontino fiscale, noi sì, ecco, e poi compravano la roba. Sì. No, sì. E quindi bisogna, ieri, no, parlando con le altre colleghe, no, anche poi dopo in Piazza dei Miracoli, no, ma la gente, ma le vede al tatto, si sente al tatto, però insomma quando vedi l'etichetta ben ricostruita, cioè ieri oggettivamente quei piumini della Colmar, insomma, erano, cioè, nel senso, li avrei comprati, nel senso, comunque non mi sarei posto il problema è vero o è falso se li avessi trovati all'interno di un negozio, ecco, questo è, forse non lo so, bisogna stare attenti a una questione di al di là dell'etichettatura,
cuciture. Sì, no, forse l'idea del tessuto, cioè, senso, il fatto del magazzino, no? Come la, ma molto probabilmente il negozio riesce comunque a. Sì, sì, no, è facile. No, no, stavo pensando al fatto delle placchette, però nel, no. No, 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 vabbè. Vabbè. Cioè, si può fare, certo, si può fare, si può fare. C'è un certo livello di ipocrisia, ma certo. da un dei piumini, scusate, cioè, poi al termine della conferenza stampa distribuivano magliette, jeans e borse. No, non è vero niente. No, perché ora non vogliamo. Da un falso, da un marchio falso. Ah, posso dire una cosa? Mi è piaciuta una cosa del procuratore ieri. Questa Crini, che non si è messo al tavolo perché c'erano i prodotti, dice: non voglio che ci sia la ripresa con i prodotti davanti e io dietro. Cioè, è stata una bella cosa. Esatto, sì, sì. Cioè, proprio come dire, faccio vedere questa cosa, ma io, cioè, nel senso proprio, cioè, non solo la denuncio, ma io proprio non ci voglio proprio stare, ecco. E questo è... Non avevo colto questa sottigliezza. Sì, perché gli è stato chiesto, no? Gli è stato chiesto per fare altre immagini. Sì, 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 sì. È stato chiesto da dei colleghi se, come al solito, si fosse messo un attimo dietro a sedere e avesse anche fatto finta di parlare o comunque per fare delle riprese video, come accade, diciamo, il cliché della conferenza, certo, stampa. E lui ha detto: no, non mi metto dietro. Per un motivo ben preciso, perché è stata messa la cosa qui, non voglio apparire ad un tavolo dove c'è la merce falsa. Bravo, bravo, bravo procuratore. Bravo Crini. Ci piace, è piaciuto tanto. Esatto, esatto. Alessandro Crini, procuratore capo di Pisa. Sì. E ieri insieme a Michele Stefanelli, comandante della Polizia Municipale. Certo, certo. Da un marchio falso a un marchio vero. Ah, sì, 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 sì. È pendente, tra l'altro. Esatto. Ma neanche Giorgia ce lo tocca. Esatto. Però col Photoshop, cioè, nel senso che poi ieri ha detto raddrizziamo tutto, col Photoshop sarebbe tutto un gioco, però questo no. Questo è invece che Torri di Pisa, Terre di Pisa, quindi si gioca sulle vocali, il brand, c'è un'altra foto che spiega meglio, Terre di Pisa, il brand che vuole stregare i turisti, la presentazione ufficiale alla Camera di Commercio, aderiscono comuni, associazioni, strade del vino e dell'olio. Quindi, insomma, questo brand, questo marchio che verrà posto su prodotti certificati, quindi di origine pisana, bla bla bla, per sfruttare l'immagine famosissima della torre e commercializzarli, insomma, dando un sigillo di garanzia di provenienza e al contempo sfruttando la torre. Dimmi. Che non sia solo carta, eh? O virtuale. No, perché poi, nel senso... l'agricoltura si fa guardando la terra e lo so bene io che non lo faccio, no? Nel senso, cioè, se io non avessi i miei due vicini di campo con i quali ci sono degli accordi e dei patti nel senso stretti e ben delineati da un punto di vista economico e tutto il resto, nel senso è difficile, la terra va custodita, e quindi nel senso... Anche promossa poi nella giusta maniera. No, va promossa nella giusta maniera, però non, cioè, capito, non dimentichiamo gli altri, perché così incontrando anche altri ragazzi, comunque c'è un'idea che col marketing si faccia tutto, poi bisogna star lì, perché poi non c'è marketing che funziona. Sì, il prodotto non è buono, certo. Il prodotto non è buono. No, è palese. Il richiamo... Però non hai fatto bene a dirlo. No, perché secondo me si parla di... No, perché poi l'idea del... Io ho una concezione di terra in quella che è la sua massima espressione di madre natura, no? Di custodi temporanei. E quindi questa, nel senso, è un dono, è un regalo da custodire e non... non va violentata da un punto di vista di cementificazione, e sappiamo in queste ultime ore, vabbè, tutto condono, si elimina, esatto, ma esatto, condono. Nel senso che questo è drammatico. E secondo, cioè, poi non va, cioè, la terra non va nemmeno poi sfruttata e stressata da un punto di vista, e mercificata, ecco, nel senso, però, giusto, ora... Beh, abbiamo finito questo. Abbiamo finito, cioè, no, la denuncia no. Però l'attenzione, nel senso, non è tutto un click, poi bisogna star lì. Va bene.
La vita non è un click, scusate, una canzone c'era. Sì, la vita è tutto un click. Non diceva così. Non diceva così, ma ci stava. Ma ci stava. Allora, ci no, stava. Ultime due cose velocissime. Andiamo su, questa volta su Repubblica Firenze. Sì. L'ultima che non hai. Cioè, eccola. La vediamo. Navetta fantasma al Galileo di Pisa, ricorso al TAR contro il comune. Il bus che porta i passeggeri da Firenze non si ferma di fronte allo scalo, ma va fino al parcheggio di Toscana Aeroporti, al parcheggio Toscana Aeroporti, pensa di impugnare la delibera. Praticamente non si fermano allo scalo, non portano i passeggeri allo scalo aeroportuale a Galilei, ma al parcheggio scambiatore dove si prende il Pisa Mover per andare all'aeroporto. Questo perché? Per incentivare il traffico sul Pisa Mover. Ovviamente, che un po' langue. Ora, io ieri, casualmente, non sapevo di questa cosa, e cioè, l'ho vista stamattina, ho fatto un servizio sul Pisa Mover, quindi sì, ho dovuto lottare in maniera enorme, perché sono arrivato là con la telecamera, ovviamente è arrivato un addetto del Pisa Mover tutto trafelato, non puoi fare le riprese, io opponevo che, essendo solo pubblico, potevo fare un po' quel che mi pareva. Insomma, c'è stata una lunga e difficile contrattazione, uno scambio di mail, telefonate a varie, e alla fine sono riuscito ad avere l'ok e ho fatto un giro sul Pisa Mover. Ovviamente, ho trovato una realtà, ho raccontato poi nel servizio, una realtà bifronte, perché è vero che da una parte ci sono parcheggi vuoti, cioè i parcheggi scambiatori non funzionano, la gente non ci va, non lascia la macchina, seppur conveniente, perché poi vai a vedere 2,50 € per 18 ore, trovo la Pisa. Cioè, esatto, conviene. È anche vero che però lascio la macchina lì per arrivare alla stazione, il punto più vicino al centro è quello, e poi dove vado? Comunque a piedi sono, i pullman ci sono, e quindi c'è, o lavoro in Corso Italia o se no diventa scomodo. Quindi quello sì. Però come servizio navetta aeroportuale, cioè collegamento stazione aeroporto, è una struttura di livello europeo. Cioè, certo. Se tu viaggi un minimo, ma è nata per quello, a Londra Heathrow o a altre parti, le navette quelle sono, ed è tenuta bene, pulita, c'è il collegamento ogni 5 minuti, e infatti poi ho fatto le box fra gli utenti chiedendo cosa ne pensassero a chi lo usava, e tutti stracontenti perché dicevano no, finalmente insomma non devo aspettare la lama sotto l'acqua, sotto il sole, ma ho questa navetta che ogni 5 minuti prende, è velocissima, mi parte. Quindi il core business, diciamo, il fatto di collegamento stazione aeroporto funziona ed è apprezzato. Ciò che non funziona ancora è tutto il resto, cioè come si sostiene quest'opera con i parcheggi scambiatori. Quella è l'idea che non funziona al momento. Certo. C'è da dire anche un'altra cosa. Capisco le battaglie per non farlo, ma ormai c'è. E quindi? A sto punto usiamolo, perché non è che se non lo usiamo va via. L'arresta, cioè. No, vabbè, cioè, secondo me è tutto anche molto più complesso, perché vabbè, c'è anche il fatto che comunque si può con l'auto entrare molto in città, nel senso, e anche questo no, sì, dico, è vero, ma dalla parte, no, perché meno poi male, perché si diventa come Lucca, io impazzisco. Sì, certo, però insomma, Pisa un pochino più, secondo me, chiusa al traffico, il Lungarno. Te stai a Ponte, resta un po', non rompere le scatole, vieni qua. Perché sono un camminatore. Stai nel contado. Sono un camminatore, quindi mi piace camminare, mi piace la città senza auto, però vabbè, questa è una mia idea. Ok, messaggi, cose, robe. Sì, ultima cosa veloce. Ma come ultima gente? Ma qui c'è da aprire un. Vabbè, velocissimo. 5 secondi proprio. Vai sulle foto. Ma sto scherzando. Allora, no, anche perché poi sul tema Sanremo c'è da dire pochissimo. Tra l'altro, hai visto? Purtroppo, ma dimmi. Allora, la seconda. La seconda, eccola là. Le iniziative della nazione, la tua dedica per San Valentino, basta mandare un messaggio al nostro numero WhatsApp. Ora io vorrei dire agli amici della nazione che hanno preso questa deriva romantica, che l'altra volta c'era il bacio sul ponte. Tu ora sei romantica. Ha vinto il Festival di Sanremo nel 62. Ma che bravo. Se, dopo che lo vinse Domenico Modugno. Va bene, ma chi ritorna a posto 7 più. Sì.
Grazie. No, e quindi mi chiedevo perché questa deriva romantica della nazione. Cioè, ah, c'è bisogno d'amore, ma stiamo scherzando. Capito, ma, insomma, ma stiamo scherzando, ma lo mettiamo in dubbio. Ma ecco, mi incuriosiva sta cosa qua. Insomma, vabbè, alla nazione ormai bravi, è esploso l'amore. Insomma. Bravi, bravi. Salutiamo Andrea Valtriani. Andrea Valtriani, grande, esatto, che ci segue tanto. Grande Andrea. E poi vabbè, altri, Francesca Masiero, Francesca Bianchi, tutti. Vogliamo bene. Bravi, lì i colleghi del Telegrafo di Livorno. Di Livorno, cioè, esatto. Bravi, bravi, cioè, viva l'amore, viva l'amore, viva alla grande. Dunque, l'Italia è ferma ad una questione, ad un gruppo. Qui stanno arrivando messaggi della chat. Sì, esatto. Messaggi della chat, sì, perché ieri sera c'è... No, ecco, io ho combinato un bel guaio. Eh sì, ho combinato un guaio. Ho combinato il guaio. Hai di... chiuso tutto. Ho chiuso tutto. Bravo. Bene, 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 bene. Vabbè, ma ora lo ritroviamo. Allora. Vabbè, tanto, Sanremo, dici qualcosa, forza, tanto bisogna parlarne. Cioè, la questione del plagio e spiega tra... magari c'è uno che è uscito da una grotta ora e non sa di cosa stai parlando. Beh, e io lo invidio, sia chiaro. Allora, la canzone di Herman Metal e di Metamoro, ecco così, pare plagiata da un'altra canzone che era stata già proposta al Festival di Sanremo da due giovani alcuni anni fa, quindi è una canzone edita. Loro avevano anche detto, ora devo trovare un secondo, loro avevano già detto che avevano lavorato, e non la trovo più, vedi? C'è questo problema, ma tu guarda, mi ha fregato il click. Vai sul sito del fatto. Sì, infatti. Allora, un secondo. No, questa cosa... No, vi faccio, io vorrei farvi vedere la telecamera da questa parte, perché il Baco non conosce la differenza fra la ricerca di Google e la barra degli indirizzi, per cui per cercare il sito del fatto non lo scrive nella barra degli indirizzi, ma su Google, che poi lo rimanda... Cioè, veramente... Hai ragione. Allora, sì, però dov'è Moro? Vediamo se... Vabbè, una bellissima cosa ieri sera, intanto che lo c'eri. No, ieri sera... è andata la seconda giornata? Vabbè, seconda giornata... Seconda serata, Seconda serata, che ha aperto con Baglioni il congiuntivo, quindi... Baglioni minor. Sì, l'altro Baglioni. L'altro Baglioni. The Younger. Sì. E niente, non si trova, quindi chiuderemo così. E domattina. Che triste, mi spiace non mantenere le promesse, vi facevamo sentire due brani a confronto. Vabbè, Pippo Baudo, ieri sera grande star, ha fatto la lettera. C'era Baudone? Sì, c'era Baudone, nel senso come omaggio, come... Nel senso, che ha scritto una lettera a Sanremo. Omaggio a se stesso, cioè... Se non omaggio a Sanremo, ha scritto una bellissima lettera a Sanremo. Ma sai che se io ripenso a una canzone che vince al festival, poi io ci associo quello che mi ricordo di quell'anno, di quel contesto, capito? Se sono i propri riferimenti culturali, i miei sono pop e nel senso di basso livello. E quindi questo, quindi vabbè, ha scritto questa lettera, un momento, poi Sting che ha cantato in italiano. Non sa una parola italiano, quindi poi la Unzi, che è sempre più bella. Protagonista, che le canzoni, insomma, di livello, cioè niente di innovativo, niente. E poi ne hanno segnalata una, ora la ritrovo, te lo dico. Sì, quale? Sì, almeno no, che ho detto, ah, questa è bella. Perché io ho la bacheca Facebook invasa da gente che guarda Sanremo. Vabbè, cosa vuoi guardare? Questo è purtroppo. Sì. Allora, noi sto facendo questo tentativo all'ultimo in extremis, minuto, in extremis. Ce la facciamo, dai. No, però ora una critica al sito del fatto. Cioè, ma
cioè, è una notizia questa da mettere più in evidenza, no? Nel senso, ma anche no, però va bene. No, ma cioè, allora, partono con una stilettata a Berlusconi, quelli del Fatto, eccetera, eccetera. Poi, vabbè, facciamo vedere. No, poi c'è il fatto di Stazzema, questo non abbiamo parlato, la famosa anagrafe antifascista. Salvini ha detto sì. Anagrafe c'è già quella canina, quindi mette Salvini per il tatto e sì. Il buon gusto. E poi vabbè, capito, c'è qui abbiamo tutta la cosa di Sanremo e dove abbiamo la diretta Twitter Sanremo Ascolti Boom. Eccolo là. Quello sorpresa. Sopra. Vediamo un po'. Si sospesa, però c'è, ci si va al no, non c'è, è questo che ho visto prima. Quindi io ma dove l'avevo beccato prima? Ma chi sarà? Basta. Mi segnalano la canzone Lettera dal Duca dei Decibel. Molto bella. Questo mi segnala. Molto il bella. Mio referente, la mia referente musicale mi dice. Molto bella, però nel senso raffinata, quindi un livello alto. Mm-hmm. E quindi non vincerà Sanremo. Ah, ecco, a posto così. No, vabbè, nel senso. Ma stiamo scherzando. Cioè, nel senso. È questa la. Il bello di Sanremo è questo, cioè fantastico, te porti la canzone più bella del mondo, ma... E poi vincono Pupo e certo, esatto. Gelato al cioccolato, non ha mai vinto. No, però... quello col principe, cosa che ci fu l'orchestra che ribaltò tutto e se ne andò. Sì. Io faccio un appello, che per me è essenziale, sabato sera sì, la Pausini, ma anche Cristiano Malgioglio, cioè secondo me... No, siccome ha chiesto lui di essere sul palco dell'Ariston. No, ma si può chiedere, cioè, ti invitano, cioè, è la trattativa che fai prima. Non beh, dai, ma Cristiano ci vuole sabato. Ci vuole Cristiano. Dai, dacci una chicca, chiudiamo con una chicca sanremese, guarda male su Twitter se c'è qualcosa che ci può interessare. Sì, subito su Twitter. No, cioè, allora, la questione di Favino con la quale ieri avevi detto gnigni. Abbiamo capito che è un trend... E io ieri sera sul palco... Ci facevi caso? Ma non per gnigni, perché ieri sera ha fatto insieme a Baglioni una serie di sketch dove Baglioni gli ha chiesto... Baglioni, Maior o Minor? Minor ha cantato la sua canzone... E poi si è levato, ok. Si è levato, ma nel Minor ci contiamo, è tanto. Anche perché, insomma, poi sono un po' amico, insomma, conosco Baglioni, Minor, quindi... Sempre okay. Una conoscenza che vince, sempre bene. Dunque, ti voglio far vedere... Tu hai fatto questi sketch? Questi sketch dove Baglioni gli chiedeva di alzare il livello culturale, mm-hmm. Ma Favino lo abbassava volutamente. Credo che dietro questo ci sia il fatto, no, che non è Favino, ma è il suo avatar. Il suo avatar di The Jackal. Che ha preso il posto di Favino. Se non sapete di cosa stiamo parlando, andate a vedere il video di The Jackal, perché sono strafamosissimi, sì. Penso che... Scatenato sulle note di Despacito, però anche qui è complicato, cioè, nel senso, non ci sono molti video, se non sul portale della Rai, che ora è complicato andare a vedere. Però vedete, l'ultimo, ecco qua. Ha cantato e poi, insieme alla Michelle, olé. Olé. Oh, ma Michelle... Cioè, nel senso... No, ma... Cioè, nel senso... Non gli esce mai niente, eh? Ma perché devi fare il tipo per queste cose? Ma perché... Per scadere proprio per avere la notizia... Ops, li è uscita... No, ma il capezzolo, basta. Ho capito, ma se vuoi capezzoli, ma internet è pieno di capezzoli... Ma vuoi mettere quello uscito per caso sul palco di Sanremo? No, dai, troppo. Se da internet levassero il porno, resterebbe un solo sito con scritto ridateci il porno. Questa è la citazione importante, ma tu stai confondendo. Va bene, dai, siamo in chiusura, andiamo a vedere che tempo che fa, dai. Ragazzi, cioè, se uno viene qua la mattina alle 6, prepara i siti e con un click. Ah, vabbè, allora, dunque... sprazzi di sole, ma pochissimo, ma poco. Niente, e domani uguale, no, un po' meglio, fine settimana, esatto. Vabbè, sabato, lunedì sole, si va a migliorare, che il che è buono. Va bene, noi chiudiamo qua perché dobbiamo prepararci per andare appunto a Lucca, quindi, non di lunedì, si vede qua, la puntata del giovedì.
Bug Monday vi salutano, pronti a partire. Tu ci ritroveremo tra... Noi ci... Sì, non la volevo... Vabbè. Ok, noi ci rivediamo... domani un ospite. Esatto, domani ci sarà un ospite. Noi vi salutiamo. Buonissima giornata, un abbraccio a tutti. Marco? Cioè, non tanto ospite. Vabbè, sigla. Perché c'è stato una cazzo di... Oh, amen.